È una mostra che abbiamo impostato sullo stupore, sulla meraviglia e sul processo creativo. Questo lavoro di Disney e degli archivi e delle opere selezionate con pazienza e grande rigore scientifico, voi vedrete il processo creativo che è preliminare al cinema, un lavoro che dall'idea, veramente da quello che è nella mente della fucina di creatori, per lunghissimi anni e con un lavoro di grande team e grande equip, arriva poi al prodotto finale che è il cinema. Noi vi raccontiamo quello che c'è prima, dall'idea, dal processo creativo. The Animation Research Library is part of the Animation Research Library, fa parte della Walt Disney Animation Studios. E noi ci occupiamo di preservare le opere d'arte che sono state create durante la produzione di film d'animazione e cortometraggi, da Steamboat Willie fino al film del 2021 Encanto. Abbiamo oltre 65 milioni di opere d'arte originali nella nostra collezione. L'archivio non è aperto al pubblico, tuttavia vogliamo offrire a tutti la possibilità di condividere queste opere d'arte incredibili della nostra collezione con i fan di Walt Disney e con tutti gli amanti dell'arte nel mondo. Si tratta di una mostra molto speciale che è incentrata sul tema della narrazione, del raccontare le storie. Prevede quattro tipologie di storie: miti, favole, leggende e fiabe. La mostra è veramente, come dicevo, una pura immersione alle radici del mondo Disney, dal 33 ai giorni nostri a Frozen. Disney Studios l'anno prossimo compiono 100 anni e ci saranno tante sorprese, ci saranno tante emozioni da condividere, che insomma è una storia infinita. Questa mostra è una rivelazione, ma paradossalmente è anche un po' un sacrilegio, perché, come ha detto Paola, disvela il mai visto. Vediamo ciò che non possiamo vedere su Disney Plus, ma sono gli abbozzi, gli studi, i momenti magici in cui nasce la scintilla creativa, un trionfo di matite, pastelli, miniature Kristen, acquerelli, fino alle stampe digitali, perché poi ai giorni nostri, Frozen, troverete gran parte, ma anche materiali fatti con la matita per Frozen, ma anche se la matita è cambiata, è diventata una matita digitale davanti a una tavoletta grafica, non è che i film adesso li fa il computer, li fanno ancora la fantasia e il talento di artisti.